Offensiva franco-britannica al Palazzo di Vetro di New York, Londra e Parigi presentano una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'ONU per condannare la repressione in Siria e ottenere la creazione di un corridoio umanitario. Un progetto che potrebbe scontrarsi con il veto di Russia e Cina. Intervenendo alla Camera dei Comuni, il premier britannico Cameron ha stimato ad almeno 1 migliaio le vittime in Siria e ha detto che chi voterà contro la risoluzione dovrà vedersela con la propria coscienza. Continua a far discutere intanto il caso dell'ambasciatrice siriana a Parigi, Lamia Shakur, che ha smentito la notizia delle proprie dimissioni e ha accusato l'emittente France 24 di aver fabbricato informazioni false allo scopo di delegittimare il regime di Damasco.